Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Uno RGK539 sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. 1RGK539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale dedicato al Turbo Star di Ralph Garage. Oggi continueremo la nostra sfida, cioè quella di percorrere il perimetro dell'Unione Europea, ma più in generale di tutta la mappa disponibile, quindi con tutte le DLC al momento disponibili, e continueremo il nostro viaggio. Hi everyone, welcome to our rendezvous on the Thursday. Today we will go on doing our trip along the border of the European states, and we will cross, go around where it's possible to run with our Turbo Star. We will run always with our Turbo Star by Ralph Garage. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi avec le Turbo Star de Ralph Garage, Eurotruck Simulator 2. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre défi pour parcourir tous les périmètres des États de l'Union Européenne. Mais on va rouler sur toute la map actuellement disponible. Donc on va faire beaucoup de kilomètres. Encore quelques minutes et on va partir. Ok, perfetto, direi che ci siamo. Here we are. So, un saluto a tutti quanti e benvenuti all'appuntamento nostro Map 3 con Turbo Star in Ralph Garage e con Euro Truck Simulator 2. Oggi a Mannanzi Gashfield, che li percorre tutto il perimetro dell'Unione Europea, tutti stati, tutte le nazioni dell'Europa. Ovviamente ero e potevamo percorrere e poi facciamo pure un po' di strada tra russi, quindi scemo un po' fa, diciamo che facciamo un giro di tutti i DLC disponibili per il momento che hanno Eurotruck. Vabbè, detto questo, avviamoci. Now let's go. Ovviamente andremo a
trasportare l'elicottero che già ci sta aspettando qua. We will transport always an helicopter. Okay. We will go in Netherlands. So. We always hope to do our best. E come sempre speriamo di portare a termine il nostro trasporto, evitando di fare danni. Always hoping no damaging our item, we will do a long trip. Allora vediamo un po'. Bruxelles. Allora vediamo un po'. Via Amsterdam, perfetto. Ok. Perfetto, io direi che possiamo anche partire ora. Quella Giampi, carissimo. Buonasera, tutto a posto. Alla grande. Buonasera e ben ritrovato alla live. Il nostro primo appuntamento della settimana con il mitico Turbo Star di Ralph Garage. E noi come sempre trasportiamo gli elicotteri. Buonasera ancora e ben ritrovato qua a me, tutto a posto. Fortunatamente siamo qua e quindi, e soprattutto grazie a te e alle altre persone che entrano nel canale e quindi mi onorano della loro compagnia. Beh, durante l'estate io la webcam l'ho utilizzata veramente poco per via del caldo, infatti diciamo che non ero messo bello comodo, dai, e quindi mi sembrava inopportuno entrare nei dispositivi delle persone o anche nelle case delle persone, diciamo, in maniera un po' più comoda e quindi per un lungo periodo ho sospeso le live con la webcam, però poi appena il tempo lo ha ripermesso siamo ritornati in webcam, ma già è diverso tempo, comunque se poco più di una settimana, anzi forse qualcosina in più. Ah, Giampi, e comunque qua noi qua con il Turbo Star di Ralph Garage qua ci stiamo togliendo veramente delle grandi soddisfazioni. È un ottimo mezzo. E qua mi fecero pure la fotografia. Dicevo che è un ottimo mezzo, come hai visto ha anche una frenata molto veloce, oltre al fatto che con la mod a pagamento qua con 5 o 6 euro mi hanno dato il motore da 640 cavalli in marmittoni in stile americano che hai visto poc'anzi, poi i cerchi in acciaio e il suono delle marmitte aperte. E mo costa 140 cavalli. Il mezzo è tutta forza bruta, è tutta potenza del motore, poche elettroniche. È un ottimo mezzo. Oltre al fatto che Ralph Garage ha fatto un ottimo, ma un grandissimo lavoro
per quanto riguarda anche l'estetica, non so se c'eri martedì scorso, e io solitamente durante la prima fase della live accenno sempre al fatto che ho guardato il making of, stesso sul sito di Ralph Garage, e c'era scritto che in pratica è stato fotografato il Turbostar in risoluzione 4K, e loro hanno praticamente riprodotto ogni singolo dettaglio in maniera molto realistica, e quindi ottimo mezzo. E posso dirti che dopo 3 settimane, ovvero le prime 3 uscite che ho fatto con il Turbo Star, con la prima sfida, che era quella di percorrere e toccare tutte le capitali europee, insomma, ho acquistato la mod a pagamento. Un bel motore, bello robusto, e adesso non ci ferma più nessuno. So, I was talking with my friend Jumpy about this wonderful truck. I said that in the first part of the live stream that I began visiting all the European cities, capital cities, and after three rendezvous, I bought the pay mod, and for at about 5 or 6 euros. And in this pack you will find a 640 horsepower engine, pipes on American style, the open pipes sound, and the steel wheel. As the original track was. And now I am very satisfied. J'étais en train de dire à mon ami Jean-Pierre que quand j'ai essayé la mode, c'est la mode base du Turbostar de Ralph Garage. Je l'ai essayé pour 3 direct, seulement avec la mode base. Puis j'ai décidé d'acheter la mode pour la mode à payer, qu'elle m'a coûté 5 ou 6 euros. Et elle m'a donné le moteur de 640 HP, puis elle m'a donné les tuyaux d'échappement en style américain. Puis j'ai eu le son des tuyaux ouverts sans silencieux, et puis les roues NFC. Voilà. Caro Giampi, come vedi qua è un po' impegnativa la live qua, perché devo cercare di ricordare tutto ciò che ho detto in italiano per cercare di andarlo a tradurre. E credimi, non sempre è facile, specialmente quando le live durano parecchio e finiscono, diciamo,
in serata molto tardi, come mi è capitato molto spesso con farming, sono arrivato a un certo punto che, diciamo, dovevo un attimino fermarmi perché c'era proprio la mente da resettare. Poi fortunatamente, insomma, si riprende il filo del discorso. Ancora benvenuti a tutti quanti voi in questo momento che mi state guardando in live. Grazie a voi e grazie anche a coloro che stanno guardando questo video in replica sul canale, qui su Twitch e su YouTube. Grazie ancora. Se il video vi piace, se il mio modo di fare gameplay vi piace, lasciate un bel like, e se fa anche condividete pure il video, e se avete i canali social potrete usare l'hashtag softgaming, e sarò ben felice di poter leggere i vostri eventuali commenti. Thank you so much if you are watching my live streaming, welcome, and thank you so much as well if you are watching this video or replay, and if you are watching this video on my YouTube channel, thank you so much. If you are enjoying my new kind of doing gameplay, I hope that you Clicchi will a sinistra e poi use continuare dritto. an hashtag softgaming. Thank you so much. Andare dritto. Ok, qua non si può andare. Ok, Giampi, vai tranquillo. Tanto io penso che qui ne avrò almeno fino a per un'oretta abbondante. Poi eventualmente non crearti problemi. Tanto io Ok, cerchiamo un nuovo percorso. quando termina la live, come sempre, lancio la replica, quindi puoi anche scrivere durante la replica. Io, se sono in postazione, ti rispondo ben volentieri. Non ti preoccupare, Giampi, fai le tue cose con calma. E Dub deve essere un passatempo, diciamo, il cosiddetto tempo da perdere, ecco, per farti compagnia in primis, e poi anche vuoi farmi compagnia. Grazie ancora, Giampi. Grazie per l'hosting, grazie per essere passato in live, e ci becchiamo, dai. Grazie. Tenersi a sinistra Ah, e poi ok. continuare dritto. Sinistra. Ok. So now we will Andare dritto. go straight on. Go straight on. Allez, tout droit. Va sempre dritto. E come sempre vi ricordo che nella descrizione del video, sia qui su Twitch che su YouTube, troverete i link per scaricare la mod base gratuita, poi eventualmente acquistare quella a pagamento, quindi il link il link del sito internet di Rough Garage. Poi il link per la pagina Facebook di Rough Garage, oltre ai miei canali social, e un link dove potete acquistare Euro Truck o altri giochi per PC o multipiattaforma scontati fino al 70%. Tenersi a sinistra e poi continuare
incluso il nuovo ed attesissimo Farming Simulator 22. So yeah, if you are enjoying this video, you will find a few links in the video description that are the link where you can download for free. You can download the mod base, and you will buy as well paying mod. So it's there are the link of Ralph Garage and the Facebook page of Ralph Garage. You will find as well my social media channel link, and you will find a link as well where you can buy Euro Truck Simulator 2 with a lower price, up to less 70%, and that's all. Si vous êtes intéressé à acheter votre simulateur 2 à prix réduit jusqu'à moins 70%, dans la description du vidéo, vous allez trouver un lien. Mais vous allez trouver aussi le lien pour télécharger la mod de Ralph Garage. Et donc c'est le lien pour visiter le site internet de Ralph Garage. Puis vous allez trouver le lien pour visiter mes canaux social media. Et je pense que j'ai du tout. Je pense. Et maintenant on y va. Ok. Uscire a destra. Merci a voi per la compagnia. Bienvenue a tous. Je m'appelle Fabrizio. Ici, je suis connu dans la communauté de Twitch come Dab, Dablo ou DB. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas un gameplay common, mais si le gameplay, et c'est un gameplay expérimental qui s'appelle soft gaming, et le soft gaming que je suis en train d'inventer, c'est une sorte de nouveau format que essaye de faire relaxer les visualisateurs et le faire sentir relaxé. Ah oui, quoi, c'est un anneau rouge. Et j'espère que vous allez aimer cette nouvelle façon de faire les directs. Merci à tous, merci beaucoup. Welcome to the stream, welcome. My name is Fabrizio, also known here on Twitch community as Dablo, Dab or DB. What you are watching in this moment is a new kind of format invented by me. It's called soft gaming. This is a new kind of doing gameplay and live streaming. The goal is to relax and try to let feel relaxed the visual,
I hope you will enjoy and love this kind of doing gameplay, and if you are loving this kind of doing a gameplay, so let free to leave a follow to this channel. Thank you so much. Mitico Turbo Star di Ralph Garage, 23.000 km, ma questo camion è una soddisfazione. 23.000 km, but this truck is a so big satisfaction. Very big satisfaction. I can get no satisfaction. Piro, piro, tico, tico, taco. Tico, 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 taco. Oh yes. A pitch MS. Come buono, come bello. C'è ancora qualcuno in chat? Is there anyone watching? This video, il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo, cette live, cette direct. Fernbus 08 9 gire 0 Jason Farmer. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok. Uscire a destra. Usciamo a destra. Ovviamente seguite anche i canali di Sara underscore Storace, Madi underscore Gio, poi Avi underscore 80, poi vediamo un po' se mi ricordo qualcun altro. Whoppa Runner, poi Miticaccio, Nora 24, Nick e Robby Mel. Mi raccomando, seguiteli, loro sono molto più bravi di me, soprattutto Whoppa Runner, che è da poco che ha iniziato a produrre materiale, insomma è da poco che streama qui su Twitch. E diamogli una mano a far crescere il suo canale. Porta Farming lui, poi Madi Gio, è una streamer che fa un po' di tutto, gameplay, IRL, poi c'è chi altro, Arvid,
underscore 80 farming, poi al momento poi il resto, quindi Nicke, Nora 24, Robimel, gli altri insomma fanno streaming molto più molto più con più contenuti, non che gli altri non lo facciano, ma diciamo che portano diversi giochi e sono molto bravi. Beh, qualcuno di questi qui che vi ho accennato avrà anche il triplo dei miei iscritti. Comunque vi invito a passare in uno dei loro canali, ovviamente, dato che questa sfida prende spunto da uno youtuber che si chiama Nazario Nesta. Lui ha percorso il perimetro dell'Italia a piedi e io ho preso spunto dalla sua impresa e ho cercato di fare qualcosa del genere. Quindi mi raccomando, seguite Nazario Testa, lo trovate sia su YouTube che su Twitch, mi raccomando, e portategli saluti da parte di Dub Fabrizio alias Dub o Dub Logistica. Oio, l'ho presa bella larga, l'ho presa la curva. Beh, siamo anche fuori, ecco qua. Allora qui dovremmo essere in Belgio, dovremmo essere entrati in Belgio se non ricordo male. So I was saying that there are a lot of great streamers, medium and bigger stream that I follow, that I will suggest you to follow, that are Maddy underscore Joe, Mike Alpha Delta Yankee underscore Golf India Oscar, then Sara Storace. Then you will follow Nora 24, then Fernbus 08 9 gire 0 number 9 gire 0, la zappa storta, Jason Farmer, Miticaccio, Nick, that is written with November India Kilo and number 3, Robimel, and if you want to help me, please leave a follow to my channel, thank you, and as well follow the channel of Nazario Nesta. He is a YouTuber that he works by foot around Italy, and I was inspired by his challenge, and now I am doing a so large trip around the Europe. So please leave a follow as well to Nazario Nesta. You will find the channel here on Twitch, and you will find as well on YouTube Nazario Nesta. So when you will go and
follow the channel, please give him a cheers from me. Say hello for me. Thank you, thank you. Si vous voulez, je pourrais vous suggérer des streamers ici sur Twitch. Et s'il vous plaît, si vous allez bien aimer, suivez-les qui sont Madi underscore Joe, puis Nora 24, voltare a destra. Puis ah, sono pure arrivato. Puis vous pouvez suivre Fairbus 08 9 gira 0 la zappa storta. Jason Farmer or Jason o Jason Farmer, puis Nick c'est November kilo kilo numéro nombre 3, puis Miticaccio. Robbie Mel, et si vous aimez ma façon de faire de produire des vidéos, et si vous aimez mes directs, s'il vous plaît suivez mon canal aussi, merci beaucoup. Ok, qua non ho capito perché questo non mi gira. Ma io non ho capito perché sta facendo sto parcheggio proprio stasera. Ora facciamo un'altra tratta. Ecco qua. Allora, perfetto. Salviamo. Ok, andiamo avanti. Allora, salvataggio rapido. E prepariamo un'altra trasferta. Allora, ci troviamo a Groningen, giusto? Groningen. Bergen, ok. Quindi, allora, Groningen, Euroacres, bene questo, abbiamo detto, Bergen, sto utilizzando in questo momento Virtual Speditor e sto creando il percorso. In this moment I'm working on the Virtual Speditor. I'm preparing
custom truck, and now we will go on. Ok, allora carica, j'étais en train de préparer le voyage, le prochain voyage. Eccolo qua, perfetto. Voilà, on a déjà trouvé notre hélicoptère. Allora qua dobbiamo fare rifornimento. Qui sono 700 km, quindi siamo all'incirca una mezz'oretta, tre quarti d'ora in totale, anzi un'oretta e un quarto più o meno. Allora, andiamo qua. Perfetto, allora prendiamone sempre uno corto. I will always bring a short trailer, a shorter one. Allora io prendo questo. Ok. So now I will refuel again the truck before going on our special trip, on our special challenge. Je vais faire le plein de diesel avant de continuer notre défi. Voilà. Allora, vediamo un po' il percorso che ci fa fare, qual è. Allora, vediamo un po'. Via Amsterdam l'abbiamo fatto, via. Via Pori, 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 dove Pori? Andiamo un attimo qui. Allora, Groningen, via Uppsala. Ok, Uppsala, Uppsala. Credo proprio di sì, così. Allora, Kappel, Kappenscar. Ok, quindi Uppsala, a trovarlo Uppsala, vediamo un po'. Uppsala. Vabbè, qua, visto che ci troviamo, andiamo pure qua. Ok, va bene, poi quello è un altro tratto che sarebbe. Vediamo un attimo. Allora, Kapellskär. Kapellskär dove si trova? Ah, via Uppsala, eccolo qua, questo è quest'altro qua.
Capescarro, ok. Quindi Bergen. Prepariamo anche quest'altro. Bergen Capelscar. Bergen. Scalar, ecco qua. Polari Lines, ok. Ah, giusto. Quindi abbiamo detto Bergen, Bergen, sto ancora, ecco qua, I am in this moment, I am preparing a custom trip. Ok, dovrebbe andare, vediamo un po'. Allora, andiamo qui. Va bene, partiamo. All right, let's go. Quindi, ok, perfetto. Poi ovviamente ci dobbiamo fare queste stradine quasi. Ok, andiamo. Quella carissimo Cirillo 1974, benvenuto. Scusami se non ti ho salutato subito, ma stavo un attimino controllando delle cose. Buonasera, come stai? Finalmente stasera ho l'onore e il piacere di averti in live qua. Non so se siamo in compagnia, comunque colgo l'occasione per ringraziare te e tutti coloro che stanno guardando questo video in diretta e coloro che stanno guardando il video in replica qui su Twitch. Ah, Ludovico anche Luce, eccolo qua, Ludovico ben rientrato qui con noi. In questo momento è entrato l'amico Cirillo 1974, il mitico Cirillone. Cirillo 1974 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, grazie per l'hosting e benvenuti a tutti quanti. Benvenuti a noi. E quasi continua, raga. Sto facendo la seconda tratta in questo momento perché ho visto che posso fare ancora un'altra tratta, quindi praticamente dovrei percorrere circa 1000 in totale, dovrei percorrere circa 1200-1250 chilometri e non so se voi utilizzate, se giocate anche voi ad Euro Truck o American Truck,
C'è un piccolo software gratuito che vi consente di creare carichi su tratte personalizzati, che si chiama Virtual Speditor. E se avete già giocato con il multiplayer di Truck SMP, quella funzione lì, diciamo, che vi permette di creare la tratta personalizzata qui con Virtual Speditor, insomma, ce lo fa fare lui in single player. Ludovico, devi sapere che anche l'amico Cirillo è uno streamer, e ora non ricordo bene se l'amico Ludovico è anche lui uno streamer. Comunque, se avete i canali e quindi producete anche voi, fate delle live, fatevi magari followatevi a vicenda se non l'avete già fatto. Perfetto. Il follow di pace. Ludovico, guarda, se non ci provi, chi non risica non rosica. Tu puoi farlo anche senza la webcam, come ho fatto all'inizio. Io all'inizio le mie live le facevo anche senza microfono, all'inizio proprio, quando all'inizio l'anno scorso portavo Farming. All'inizio è così, poi man mano, parliamoci chiaramente, il pubblico è dall'altra parte, tu stai di qua, quindi comunque dovresti essere in un ambiente a te familiare. Però dai, provaci anche senza webcam e senza microfono. Io così ho iniziato. Allora, vediamo un po', ragazzi. Allora, io, se non mi sbaglio, ho messo delle emoticon, pardon, delle icone qua, come si chiamano, i punti col canale. Allora, se mettete un po' di icone del canale senza spammare, mi raccomando, una, massimo due, io faccio una bella suonata di clacson con il mitico Turbo Star di Ralph Garage. Potete anche mettere le icone del vostro canale, dai. Mi raccomando, non più di due, perché il bot poi vi silenzia. E poi scrivete 1, 2, 3, suona, e io faccio una bella strombazzata qua col clacson. Ludovico, vabbè, ok. Ludovico, dimmi soltanto se non hai punti canale a disposizione, così io faccio una bella bussata, una bella suonata. Se c'è ancora Ludovico, lì, Ludovico, lì. Trenino. Qua con il Turbo Star si vola, altro che trenino qua, è una freccia rossa con un motore gagliardo. GG. Se non ricordo male, dovrei aver messo anche l'icona del Turbo Star. Dovrebbe essere a gratis, se non ricordo male. Che ultimamente ho aggiunto qualche icona
Maybe. Perché ti chiami Icona? Ah, meno. Ah, quindi sei un'icona. Quindi Ludovico per gli amici GG. Bravo, scambiatevi un bel GG. Io lo faccio anche quando vado, quando posso, lo faccio anche sui canali degli amici streamer. Il GG non manca mai. GG. Ragazzuoli, chat, mi dite un po' se il suono della musica è troppo alto, se devo ridurre un po' di volume, così, giusto per sapere se a voi è gradita anche un po' questo sottofondo musicale, un se il... Fatto che sotto. Mamma mia, questa ovazione la mette anche Fernbus, l'amico Fernbus 08, quando entra la mette anche lui. E questa sound alert l'ho lasciata un po' più alto proprio per questo motivo qua. Anche perché è abbastanza simpatico. La cosa bella di questo Turbo Star è che è bello potente, però ha un serbatoio piccolo. Beh, a proposito, ragazzi, consentitemi un attimo di fare glu glu. Raga, mi dite un attimino sui punti canale quello che leggete, perché come anticipato prima io ho aggiunto un po' di cose sul consiglio, se non ricordo male, o dell'amico Ludovico Sto cercando un nuovo o percorso. qualche altro amico che mi aveva detto, ho suggerito di aggiungere un po' di cose nei punti canale. Sto ricalcolando il percorso. Bravo, quello del... Allora è uscita. Quanti punti è quella lì per parlare in napoletano? Che ora non mi ricordo. Aggiungo quella là che è un po' più simpatica. Ovviamente il napoletano parlare... Ah, 1000, beh, quindi è alla portata, ottimo. Ho fatto questa anche perché... mi piace anche capire anche quale sensazione può suscitare la lingua napoletana, che poi ci sono anche delle parole particolari, dei vocaboli che racchiudono un concetto, e quindi mai volgare, ma un napoletano fino, fine, insomma qualcosa Girarsi che a destra e poi uscire a destra. può essere adatto anche a un pubblico molto giovane. Uscire a destra. Andare dritto.
è che cosa molto importante che quando si fa comunicazione, soprattutto sui social, è bene ricordarsi di usare un linguaggio pulito e corretto, perché poi ci sono, può capitare che durante una live o in replica possa capitare un ospite molto giovane e insomma si sente anche il peso e la responsabilità di portare un prodotto adatto a tutti. E quindi è per questo che, insomma, quando parlo sto attento a ciò che dico. Bello sto tramonto, il tramonto a tramonti. Bello raga, provate un attimo il comando punto esclamativo punti o point. Tenersi a destra e poi Anzi, punto voltare a destra. esclamativo comandi. Voltare a destra. E esce la lista dei comandi. Beh, guarda Cirillo, diciamo che non è la prima volta che produco materiale audiovisivo sul web. Tenersi a sinistra. Ho una pregressa esperienza per quanto riguarda la comunicazione social, quindi cerco di stare attento a ciò che dico, ma l'ho detto proprio perché le mie live cerco di farle adatte un po' a tutti quanti. Allora, ecco, punto esclamativo points, vediamo un po' quanti punti avete. Io mi sa che devo seguirmi ancora di più. C'ho pochi punti. Points dovrebbe essere. Punto esclamativo points. Ah, vabbè. Bisogna un po' incrementare questi punteggi qua e dovete farmi parlare anche un po' in lingua napoletana ogni tanto, altrimenti che faccio? Parlo in lingua napoletana soltanto quando faccio i saluti finali e non va bene, e non va buono. Ops. Scusate, ogni tanto mi dimentico di non respirare in maniera troppo forte, che dovete sapere che il microfono ce l'ho a distanza di un dito dalla bocca, e quindi quando sentite questo effetto pop è perché non uso la tecnica della respirazione espirazione lenta. Ui, grazie caro Cirillo, onore e piacere. Scusate un attimo, ma qua con queste temperature che ogni tanto cambiano, si alzano, si abbassano, è un casino.
Eccoci qua, ottimo. Poi vedi, l'importante è quando qualcuno mi dice Dabbo Fabrizio, che io mi chiamo così, quando mi chiedono un consiglio su come fare uno stream, una diretta online, come si dice in gergo, il consiglio che ho sempre dato è di non crearsi un personaggio. Poi uno è libero anche di interpretarlo, però è bene ricordare che poi colui che sta davanti una webcam, una videocamera, telecamera, quello che sia, poi diventa un personaggio e quindi magari ci si aspetta da quella persona che sia sempre così. Quindi ciò che il mio primo consiglio è di essere se stessi. Poi l'imbarazzo, tutte queste cose qui, poi man mano diminuiscono. Lo dico per esperienza personale, perché ho un carattere abbastanza riservato, però poi vedi quando devi intrattenere è bene essere se stessi, ma cercare anche di trovare qualcosa in sé che permetta di divertire o piuttosto che divertire e rilassare, come cerco di fare io con il soft gaming. Quindi l'importante è iniziare, quando si inizia essere se stessi, senza sembrare ciò che non si è. Io poi ho fatto anche un po' di esperienza radio CB, quindi diciamo che dal punto di vista della modulazione della voce sono molto, mi reputo abbastanza vantaggiato, perché quando trasmetti in radio tu non vedi l'altra persona, ma la percepisci attraverso la voce, e quindi ho imparato anche a quando sto dicendo qualcosa di divertente in radio in generale, è bene che si sorrida, perché la modulazione della voce cambia frequenza, noi non ce ne accorgiamo, ma si percepisce, cambia volume, la volume inteso come cassa armonica, la bocca su un'altra posizione, quindi la voce risuona diversamente. E quindi è per questo che ho questo modo di fare. Non sono uno di quelli lì che fanno i finti sorrisi, però apprezzo anche quelle persone che con un'espressione facciale ti trasferiscono serenità. Ritornando a noi qua, Rough Garage, non so se voi l'avete provata sta mod. Comunque io vi consiglio, se giocate ad Eurotrack, scaricatevi la mod base, questa qui di Rough Garage, questa del Turbo Star. Poi ci sono anche i rimorchi all'interno, c'è il semi, come si dice, semi cassonato con il rimorchio rallato, insomma
vi farete veramente una bella esperienza, perché sto Turbo Star a livello di dettagli è bello, fatto bene, oltre ad essere insomma fatto da modder italiani. Cirillo, cosa porti? Tu quando è che vai in live e cosa porti? Scrivilo così magari poi chi io lo rileggo in modo tale che ti faccio anche un po' di pubblicità, faccio un po' di pubblicità al tuo canale. Che non si può mai sapere, tante volte. Willa Smash Smacky! Ben ritrovato. Ben ritrovato, è un grande piacere, onore e piacere averti in live. Come stai? Stasera con noi c'è l'amico Cirillo 1974 e ci dovrebbe essere forse Ludovico Sardegna. Non so se c'è ancora. Comunque, benvenuti a tutti e due. Grazie ancora per la compagnia. Ok, Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Smaghi, tu anche tu fai streaming? Ora non ricordo, quindi ve lo chiederò migliaia e migliaia di volte durante le mie live, quindi vi chiedo scusa, ma non sempre ricordo questo. Ok, allora l'amico Cirillo 1974 è un altro carissimo amico streamer che fa dei bei stream, fa delle belle live, dei bei contenuti. Se ti va magari lo puoi seguire, così insomma, o magari passi nel canale, vedi un po'. Insomma, io ti consiglio sempre a tutti quanti il follow. Ti ringrazio veramente di cuore. Poi quando tu inizierai a fare lo stream farò la stessa cosa, e a chiunque entra nel canale chiedo sempre se fa le live, e quindi posso in qualche modo far conoscere altri canali, che proprio l'intento di questo canale in generale è proprio questo, è proprio quello di creare una micro community, magari che poi un giorno potrà diventare un pochettino più grande, nella quale uno senza spammare può fare pubblicità al proprio canale. E quindi questo è Cirillo, ma non devi ringraziarmi, figuri, lo faccio con chiunque mo. Per me non è un problema. Non sono uno di quelli lì che con la paura di perdere i follower, ahia, perdere qualche follower che va a seguire qualche altro canale, non fa pubblicità. Assolutamente. Qua i follower vanno e vengono. Per cui insomma non è un problema, e quindi questo yenno, come si dice da queste parti. Ma sai, io sono sempre stato del parere che è inutile farsi le scarpe l'uno con l'altro, perché in questo canale per esempio in più di qualche occasione ho fatto anche la pubblicità a streamer che io seguo, che no, però non ho come amici, però mi va di farlo perché meritano, perché fanno le cose per bene, le fanno con grandissima umiltà. Oh cacchio, cosa hai ingegnato la macchina? Farsi la guerra non serve a niente, lo dico e lo penso, lo faccio sia per
nel virtuale che nella vita reale. Peso bene le persone, poi quando vedo che le persone magari se ne approfittano, diciamo così, lasciano un po' sfumare quella verve, quella fiamma che ti dice diamogli una mano, poi quando mi raffreddo sono come l'acqua nel frigo, però fortunatamente devo essere sincero, anche qui in questo canale qua in diretta non mi è mai capitato nulla di particolare, soltanto in una replica, durante una replica, qualcuno ha scritto qualcosa in malo modo e io sinceramente non è che ci sono rimasto male, però molto educatamente gli ho fatto capire: guarda, capisco lo sfogo, capisco che tu magari danno fastidio delle cose, però voglio dire, tu non è che puoi sempre cambiare video, o magari se una tag del mio canale non ti piace puoi dire: guarda, ma come mai sta tag? E io ti dico: guarda, la motivazione è questa. E quindi quella è stata l'unica volta, però devo essere sincero, ho trovato persone come voi molto educate, molto pacate, che mi fanno compagnia, anche se comunque sto pensando di trovare un moderatore, una moderatrice, ma giusto per tenersi compagnia durante la live e poi fare viceversa, insomma. Quindi, riepilogando, Cirillo dice: io le mie live le faccio il lunedì, dal lunedì a venerdì alle 17. Quindi, per voi che state guardando questo video in diretta o che lo state guardando in replica su Twitch o su YouTube, passate nel canale di Cirillo 1974. E seguite, mettete un bel follow al canale e seguitelo, mi raccomando. So if you are watching this video, I will suggest you to leave a follow to my friend Cirillo 1974. Leave a follow and follow his channel and him live stream. Ah, ok, he streams only on Monday and Wednesday. Ok, that's right. S'il vous plaît, si vous voulez vous amuser, je vous conseille le canal de mon ami Cirillo, Cirillo 1974. Il fait les directs le lundi et le vendredi à 17h. E come parlo bello francese. Vai, hai sbloccato altri 1000 punti. Dai, ti sto regalando. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Ti sto regalando un po' di perle. Ti sto anticipando a questi famosi 1000 punti qua. Uscire adesso. Ora che ci penso potrebbe venire qualcosa di simpatico, eh. Questi 1000 punti è vero che magari ci vuole un bel po' di tempo, però poi quando li raggiungi e mi si accende la lampadina, allora insomma, e grazie a chi me l'ha fatto venire in mente sta cosa, cioè preso spunto, visto che la lingua napoletana in qualche modo
può divertire usando sempre un linguaggio pulito, non sia mai. Non sia mai si sgarra, sempre in maniera pulita e rilassata. Pulita e educata, se facciamo ogni tanto facciamo una chiacchiera napoletano. Ma qualcuno ha riscattato 1000 punti qua. E noi andiamo dritto. Ho regalato già i primi 3000-4000 punti. Per secondo di quante volte ho parlato in napoletano. E comunque parlare il dialetto o la lingua locale ogni tanto fa bene. L'importante è che lo si faccia sempre in maniera equilibrata, così come nella vita in generale. Equilibrio senza esagerare. Voglio, ci sta a freddo, ci sta a faci, ci può fare, ci può fare, questa però è l'eccese, voilà, voilà, viene un picco d'o, voglio. Parlare in napoletano. Il tarantino, giusto? Tarantese, la lingua tarantese. Tarantino, il tarantino, giusto? Si dice così, wey. Mi scusate, ma io ogni tanto qua. Grazie, grazie Cirillo. Onore e piacere mio. La zappa storta è tutto, ma guarda, con la zappa storta, con Fernbus, con 9 gire 0 e Jason Farm. È nato così la. Diciamo così l'amicizia, come stiamo facendo e te, come ho fatto pure con Smeghi prima, come ho fatto con Ludovico, e così è nata. Sono passati in live, poi sai, ti seguono, li segui, inizia ogni tanto ad andare nelle live. Insomma, onore e piacere mio, caro Cirillo. Oh, Fernbus, devo dire la verità. È un buono aiuto, come si dice a Napoli. Buono aiuto, devi sapere che quando vuoi esaltare le caratteristiche di una persona, le devi dire in napoletano. Fernbus, buono aiuto, in questo caso significa che è un ragazzo d'oro. E l'ho detto in napoletano per rafforzarlo. Poi si mette sempre a disposizione, insomma. Poi vedi, passi in live quando ha bisogno di un aiuto, sta a disposizione. Poi questo canale è cresciuto anche grazie a lui. Perché molti follower del suo canale, come anche tu, sono diventati anche sostenitori e follower di questo canale. Quindi, veramente, io ho sempre fatto sto fatto che uno entra nel canale,
E gli dico se c'ha un canale che gestisce e quindi poi gli faccio pubblicità. Tutti quanti hanno fatto questo, ma Fernbus è stato particolare perché quando io sono partito a aprile, che avevo 60 follower e mi ero fermato Unirsi a destra. che ne avevo Contattarmi a destra. poco più di una trentina, e questo canale è andato a bomba e Contattarmi a cresce destra. grazie a Ferbus, soprattutto all'inizio, ma anche agli altri amici streamer che ogni tanto fanno il facciamo lo scambio dei follower, quindi cerchiamo di darci una mano. E quando la comunità è così è una buona cosa. Lo faccio con loro, ma lo faccio anche con gli altri streamer. Per esempio, io la sfida che sto facendo adesso, che è quella di ripercorrere il perimetro Inclinarsi a voltare a sinistra. di tutto il continente europeo, quindi inclusa anche tutte le DLC Russia, io ho preso spunto da un tuo Voltarsi a conterraneo sinistra. che si chiama Nazario Onesta. Non so se lo ha mai sentito nominare. E lui ha fatto il giro, ha praticamente percorso a piedi la penisola italiana. E io da lì ho preso spunto, e ogni volta che io inizio la live con questo appuntamento, io puntualmente dico che questo format si ispira a quello che ha fatto lui, e quindi poi quando vado in live lo cito, perché è giusto citare quando l'idea non è farina del proprio sacco, e dico: ragazzi, mi raccomando, seguite il canale YouTube e Twitch, perché così, così, così. Guarda, si chiama Nazario Nesta. Adesso gli ultimi video che ha fatto, stava nell'est Europa, è andato a fare, e praticamente ha fatto diciamo, ora non mi viene il termine giusto. Diciamo che è andato lì a dare una mano a queste persone che nelle zone della Romania, Bulgaria, Contattarmi a destra. insomma, non se la vedono proprio bene. E quindi, insomma, se ti fa piacere, Contattarmi a sinistra. quando vai nel suo canale Twitch o A sinistra. eventualmente su YouTube, perché lui c'ha anche un canale YouTube, magari è un tuo conterraneo, e gli scrivi che Nella rotatoria, prendere la linea logistica. Dab Logistica 1 ti saluta. Uscire adesso. È bravo, Nazario Onesta, c'ha un'icona col tricolore circolare. È veramente un bravo ragazzo. E quando è farina del mio sacco non dico niente, ma quando non è farina del mio sacco io devo dire una cosa dove l'ho sentita, dove l'ho vista, per correttezza. Andare dritto. Perché è inutile, secondo me, Voltare a sinistra. è inutile spacciare una conoscenza quando non è propria. E quindi, per onestà, sono fatto così. Devo e non dovrei, devo citare sempre la fonte. Allora, 2000 km, faccia la miseria.
Ma mi sa che ho sbagliato strada, in effetti. Ah, è vero, ho sbagliato strada. Ok, e molla prima devo uscire. Anzi, già sa che c'è di nuovo. Impara F7. Eh sì. Non importa, troverò un nuovo percorso. Ui, Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Dremer, scusami. Buonasera e ben ritrovato. Scusami, ma qua stavo un pochettino incasinato a capire l'errore. Ah, ecco, vedi? Io devo andare qua, devo andare. Uppsala. Vabbè, Uppsala è il prossimo. Ok, adesso. Ok, dai. Quindi devo fare così. Vabbè, Bergen poi. Mettiamoci al lavoro. Ok. Eccoci qua. Scusami, ma devi sapere che è un buon. Sto gioco qua a volte mi porta un po' Voltare di a alta destra. concentrazione, come se fossi realmente al volante. Allora, io direi quasi quasi di acquistare un attimo questo Sto garage. calcolando il percorso. Dremer, anche tu fai streaming? Anche tu porti qualcosa? Ora non ricordo se già me l'hai detto. E ti chiedo scusa qualora tu me l'abbia già detta sta cosa. Sei streamer anche tu? Scusate, ogni tanto qua mi dimentico di evitare il picco qua. Ah, Uppsala. So Voltare a sinistra. che a Uppsala ci stanno delle Voltare belle a destra. sale d'esposizione. Dremer, ma tu streami o non stream? Ma più avanti. Prepararsi a voltare a sinistra. Dremer, è così. Io Voltare a sinistra. per esempio ci sono serate in cui faccio il picco di 3 spettatori live. Altre volte ne faccio due, a volte ne faccio uno fisso, che c'è sempre qualcuno che magari mi guarda, magari anche non è iscritto, cioè che non ha l'account registrato. Quindi, come appunto ti dice Cirillo, non devi mollare. L'inizio è così. Io pure io, muove. È un annetto che faccio lo stream, un anno, oddio, io da Andare gennaio che ho ripreso a farlo con più regolarità. All'inizio è così, perché devi farti conoscere. Poi ovvio ci sono quelli, i streamer più grandi, e però quando trovi poi di piccoli streamer come noi, uno quando una persona nuova entra nel canale, uno va a fare la pubblicità a tutti i canali degli amici. Quindi figurati, se tu inizi a streamare, so che tu fai lo streamer, io quando qualcuno entra, oltre a fare, diciamo così, il giro di dei soliti amici che pubblicizzo pure a te, quello non è un problema, figurati. E beh, scusa, Dremer, guarda. Io pure io per esempio porto alcuni giochi che qua in Italia non è che se li sfilano, però
Proprio per esempio con un po' di inglese, con un po' di francese, in qualche modo cerco di comunicare con gli altri. Per chi per esempio ho anche avuto la fortuna di avere follower del canale che sono rumeni, inglesi, francesi, sai. E quindi voglio dire, non è soltanto il fatto di badare a quelle che sono le visualizzazioni italiane, però poi tu una volta che inizi a streamare, eppure noi qua, io ti posso dare una mano tranquillamente, voglio dire, quello non è un problema. Siamo qua per questo, non è che stiamo qua soltanto per fare i belli davanti a una webcam. Questo è dal mio punto di vista, cioè, come ho detto a Cirillo prima, io so così. Quando qualcuno entra, gli chiedo se fa streaming, gli faccio un po' di pubblicità e non ho paura di perdere un follower, te lo dico chiaramente, perché ciò che sto dicendo e ciò che ho detto rimarrà di qui a 1000 anni, e quindi un indomani uno potrà dire: ma Fabrizio, quello di Tab Logistica ha detto sta cosa, ma è vera sta cosa? Fammi andare a vedere se è vero, è vero, se non è vero, non è vero. E quindi perciò ti dico, se hai bisogno, tu inizi a streamare, porta tanti contenuti, poi anche se magari non sono italiani, magari un po' di inglese, il mio inglese non è eccellente, però è maccheronico in qualche modo, cerco di esprimermi, a volte non ti nego che mi invento anche le parole. Diciamo che dall'italiano le rendo inglesi. Uè, Cirillo, grazie ancora per essere passato in live. Allora, mo ti saluto in lingua napoletana. Uè, Cirillo, mi ha fatto un piacere pazzo. Mi ha fatto un piacere pazzo che t'ha già letto. E quando vuoi, stiamo a disposizione. Un abbraccione, voglio. Ah, quindi non hai una connessione fissa, ho capito. E vabbè, puoi sempre registrare il video e poi provare a mandarlo. Se c'è il PC, puoi provare a mandarlo in live con OBS oppure con Gamecaster, che utilizzo pure io, quindi non è un problema. Cioè, è un suggerimento. Tu fai la registrazione, registra una sessione di gioco e poi dopo prova a vedere. Ma qua però stiamo mandando manicomio. Ok. Andiamo. Puoi provare anche a fare così. Io per esempio all'inizio, quando streamavo, ho fatto streaming quando ho iniziato a interagire, quindi all'inizio ho utilizzato solo la voce, poi dopo ho incominciato con ah, ok, allora il discorso cambia. Allora sì, credevo che tu avessi ancora, diciamo così, il desiderio di fare una live. Ok, allora è tutto chiaro. Ti chiedo scusa, allora. Ho capito male. Ah, ok. Ah, tu dici, beh, bravo, questa è una cosa importante. Per esempio, io ti parlo della mia esperienza.
Allora, io non ho avuto mai esperienza diretta nel fare lo stream, cioè mi spiego meglio, l'ho fatto, ma l'ho fatto praticamente mettendo online, diciamo, le registrazioni. Poi ho iniziato a fare live brevi. Per esempio, il venerdì quando facevo il convoglio con gli amici della Danke Transport SRL, che è un gruppo che si trova su Facebook, o l'angolo dei simulatori, all'inizio mettevo solo il microfono così. Poi dopo man mano ho messo la webcam. Unirsi a destra. E ovviamente io non mi sono creato un personaggio, quindi sono me stesso. Quello che vedi lo sono realmente. Uscire a destra. E devi essere te stesso. Poi inizi a giocare. Ogni tanto vedi, mo in questo caso qui sto guidando, però solitamente cerco di ricordarmi che poi ogni tanto bisogna anche guardare le persone. E quindi mi ricordo che devo guardare attraverso A sinistra. l'occhio elettronico. Però il mio consiglio è essere te stesso. Puoi fare anche una prima live, la fai di 10 minuti, un quarto d'ora. Tu basta che ti metti a giocare e ogni tanto ti ricordi di guardare la webcam. Per quanto riguarda la favela, invece, il discorso è diverso. Questo diviene col tempo, perché non devi pensare a quante persone in quel momento ti stanno guardando, ma devi pensare a come se tu stessi conducendo un programma in una web TV. Tu parli normalmente, fai quello che devi fare normalmente, pensando sempre che c'è qualcuno dall'altra parte che ti stia guardando. Infatti io inizio a inizio live e poi ogni tanto mi faccio pure un sorso d'acqua. Quindi il mio consiglio è capire i tempi per quando iniziare a parlare, come modulare la voce, tutte queste cose qua. Ok, mo mi fermo un po', ecco qua. Beh, infatti pure io non sono un grande intrattenitore. Non a caso le mie live, ti ho detto, faccio 2-3 visualizzazioni dal vivo, e quando proprio sono fortunato faccio picchi di 7-8, però per pochi istanti. Poi dopo scendo 1, 2, 3. Quindi devi farlo come se tu stessi giocando e tu fossi in compagnia di un amico e ti fai la chiacchierata, perché poi le persone iniziano a conoscerti. E il mio consiglio è cercare di interagire quanto più possibile con la chat. Questo è importante. È molto importante non trascurare chi sta dall'altra parte. Perché altrimenti in quel caso lì, come dici tu, se tu non curi la chat, allora tu sei al centro dell'attenzione. Ma quando sei tu che interagisci con la chat, quindi con i web spettatori, non sei più tu al centro dell'attenzione, ma sono loro. Ecco perché io metto anche nelle tag
Ama, ask me anything. Tipo se uno ha un dubbio su farming, American truck, Euro truck, eccetera, eccetera, io so la sola la risposta, do un consiglio su una certa cosa. Quindi questo è il succo del discorso. L'interazione è estremamente importante, perché se non interagisci con la chat e quindi rimani un po' sulle tue, rischia che poi l'altra parte possano sentirsi esclusi, mentre invece io l'ho sempre detto e lo dirò all'infinito che la chat e i follower sono il soggetto principale e non sono io. Io cerco di interagire, propongo un discorso con la speranza che dall'altra parte si riesca a instaurare una comunicazione, un rapporto. Quindi questo è il mio consiglio: essere te stesso, curare molto la chat, quindi gli overlay, come io per esempio con Gamecaster ho l'overlay che mi permette di leggere più o meno in tempo reale la chat. Interagire. Se qualcuno magari ti consiglia un gioco, valuta se ne hai la possibilità, come l'amico Fernbus mi ha consigliato Resident Evil, io l'ho pigliato ed effettivamente è piaciuto, e quindi il sabato sera faccio il soft horror, che è un horror diciamo un po' più divertente, ecco, sono io che faccio un po' il burlone, ecco, e quindi alleggerisco un po' il genere, anche perché sto creando un nuovo format che si chiama soft gaming e poi ovviamente soft horror, tutte queste cose qua. E che stai, caro Dremer, ti hai fatto una capa ghiacci tanto. Non facci caso ogni tanto qua, lo dico scherzosamente in napoletano, so che molto spesso risulto logorroico, però cerco di tenere un tono di voce basso e soprattutto non urlare, proprio per far sì che chi sta dall'altra parte non si annoi di meno, ecco. E dimmi un po', Dremer, ma tu solitamente che giochi porti? Cioè, normalmente se tu che giochi, a che giochi giochi, scusa il gioco di parole. Vabbè, tu fanne, come dire, prendili e mettili nel cassetto, poi quando magari ti viene quello sfizio di farlo, li prendi, altrimenti quando mi trovi qua, basta che mi scrivi o durante la live oppure magari un messaggio privato, io nel limite delle mie conoscenze posso darti un consiglio, una mano, insomma, a disposizione. Never Light, Never Winter Night, che genere è, perché lo sai, questi sono giochi che sono poco diffusi, però magari sono fatti bene. Più o meno una descrizione, così per farmi un'idea.
D&D. Perdonami, non sono molto ferrato. Ti chiedo scusa. Se lo puoi scrivere in maniera molto elementare. Allora, D&D. Prepararsi a voltare a sinistra. È l'unica parola. Ah, quindi è tipo è un fantastico, diciamo così, un gioco fantastico, se ho capito bene. Della serie Fantastic o Fantastic. Fantasy, bravo, sì. Sono giochi particolari. Hanno un seguito molto ristretto, però se li porti in maniera costante e poi trovi l'appassionato, quello inizia ad appassionarsi, poi magari fai conoscere anche ad altre persone il genere. Devo andarmela a vedere, poi dopo quando termino la live, siccome mi lascia ancora la chat, io poi mi vado a vedere questo gioco, ma se non mi sbaglio, se non mi sbaglio, l'ho già visto, ho già visto un gameplay di un'altra streamer. Sara underscore storace, mi pare. La trovi nelle informazioni del canale. E forse da lei l'ho visto, mi sa. Perché anche lei porta questo genere di giochi particolari. È molto brava anche lei. Infatti io ho l'abitudine che in generale, e poi lo devo andare a vedere questo gioco su Steam. Mi faccio anche il giro di saluti, quindi quando entro su Twitch faccio il giro di saluti agli amici streamer. Esempio, dopo me ne vado sul canale dell'amico La Zappa Storta. Non so se sta ancora in live. E vado a farmi due risate con loro. Con lui che Prepararsi porta a voltare farming a e altre destra. cose. Non so se lo conosci La Zappa Storta, l'amico. Voltare a destra. Pure essere un simpaticone. Allora forse nessuno lo porta in Italia, allora forse me ne avranno parlato. Guarda, basta che scrivi nella barra della ricerca La Zappa Storta, tutto attaccato, e ti esce il suo canale. Se ti piace il suo canale, seguilo e poi magari in chat glielo scrivi. Ti saluta Dab. Che lui, come altri amici streamer, mi chiamano Dab. La Zappa Storta c'ha un'icona gialla. Poi ci sta l'amico Fernbus, ci sta 9G0 se ti piace farming, Jason Farmer, Jason Farmer, Jason Farmer, che è il gran maestro di farming. Ok, qua possiamo andare a 80 km orari, 25.000 km. Sono partito che ne avevo fatto 19.000 più o meno. Vediamo se riesco a fare un po' una ripresa aerea. Là. No, non è cosa. I fari sono accesi.
Ok. Ah, che ricordi qua sotto. Tra l'altro questa struttura nella realtà esiste realmente. L'ho visto in un video su YouTube. Si può provare a fare questa bella ripresa aerea. Meglio non rovinare il carico qua, altrimenti poi il cliente dice che noi non siamo in gamba. Now I have to be very careful because our guest will say that we are not so efficient and he will be not proud and happy for our job. Et maintenant, je vais prêter beaucoup d'attention parce que notre client, il doit être heureux. Il doit dire que nous avons fait un très bon travail. Donc, je vais prêter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Oh là là! Et encore, bienvenue à tutti. Grazie. Per essere entrati nel canale, io mi chiamo Fabrizio, per gli amici DAB, ciò che state guardando in questo momento non è un banale gameplay, ma è la creazione di un nuovo format chiamato Soft Gaming, il quale intento è quello di rilassare lo spettatore. I thank you for being here. My name is Fabrizio, also known as Dub here on Twitch. What you are watching right now, it's not unusual gameplay. It's a new format called Soft Gaming. This is a new format that the first goal or the goal is feel relaxed the viewer and that's why I talk with a solo voice. Welcome again, thank you so much. Thank you as well if you are watching this video in replay. Bienvenue dans la direct, merci. Je m'appelle Fabrizio, ici je suis connu dans la communauté de Twitch comme Dab ou Dablo. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas un banal gameplay de Euro Truck Simulator 2, mais vous êtes en train de regarder un nouveau format expérimental que je suis en train d'inventer qui s'appelle le Soft Gaming. Et le but de ce nouveau format, c'est de relaxer les visualeurs. Voilà, pardonnez mon mauvais français. E avremo fotografie, ce l'hanno fatta. Quanto manca? Ah, siamo quasi arrivati, ok. Pa, pa, pam.
Eh sì, ragazzi, è una bella soddisfazione questo Turbo Star di Ralph Garage. Un nome e una garanzia. Ah, la devo fare in napoletano e mi sono scordato quello che ho detto, vedi, perché io sono così, sono sistematico, se non sto concentrato su quello che dico se non sto concentrato su quello che dico, poi mi ha preso alla sprovvista. Aspetta, che cosa ho detto? Sì, mi sono scordato. Ah sì, allora un attimo solo. Beh, quasi finito qua, beh, mo lo dico velocemente. Un saluto a tutti quanti e benvenuti a questa diretta. Io mi chiamo Fabrizio, ma cango a Twitch mi conoscono come Dablo o Dab. Quello che state guardando da questo momento non è una semplice giocata, ma si chiama soft gaming o yoga, un po' più rilassante. Infatti questa è una live sperimentale che praticamente usenzi che sta live e che voi che state guardando sto video vi sentite rilassati, non vi sentite stressati, quindi vi state bello quieto quieto, grazie a Dio. E mi auguro e spero che vi piace questa cosa che sto inventando io. Oh, voilà. Perfetto, allora la live termina qui. A seguire, per chi sta guardando questo video, a seguirà la replica di Ranch Simulator, quindi restate sintonizzati. Io come sempre vi ringrazio per avermi fatto compagnia, mi auguro di avervi fatto una buona compagnia a voi che avete guardato questo video in diretta, ma soprattutto a voi che avete guardato questo video in replica, mi auguro di avervi fatto di avervi tenuto in buona compagnia. Se siete interessati ad acquistare Eurotruck Simulator 2 o altri giochi scontati fino al 70% per PC o multipiattaforma, quindi PS4, PS3, Xbox eccetera, nella descrizione del video troverete il link per acquistare il gioco scontato. Poi troverete il link dove potrete scaricare la mod di Ralph Garage, il Turbo Star, quindi il link del sito internet, non solo Turbo Star ma anche tante altre cose, la pagina Facebook di Ralph Garage e poi i link dei miei tre canali social.
Questo video sarà disponibile su YouTube giovedì a mezzogiorno. E adesso passiamo a salutare gli amici in lingua inglese. Hi everyone, thank you again for watching this video. Thank you so much as well if you are watching this video in replay. If you are interested to buy Euro Truck Simulator 2 or other game for multi-platform as PC, Xbox, PS4, PS5, etc, etc, you will find in the description of the video, you will find a few links that are the link where you can buy the game with a low price up to less 70%. You will find the link for downloading the mod of TurboStar by Rough Garage. So it's this internet site by Rough Garage. You will find the Facebook page of Rough Garage and three links that are my social media channels. Now I will say, I will talk to my French friends. Ah, I was forgetting that you will watch this video on YouTube on Thursday. Thank you so much. Now to my friend French. Merci à vous. I was forgetting that our rendezvous is for next Thursday. Merci beaucoup pour m'avoir fait de la compagnie dans cette direct. J'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, c'est sur Twitch ou dans mon canal YouTube. Si vous voulez acheter Euro Truck Simulator 2 ou autre jeu à prix réduit, vous allez trouver dans la description de cette vidéo le lien pour acheter le jeu à prix réduit jusqu'à 70% moins 70% multiplateforme pour PC, pour l'ordinateur, PlayStation, Xbox, etc, etc, tout à prix réduit. Puis vous allez trouver le lien pour le site internet de Rough Garage. Vous allez trouver aussi le lien pour suivre la page de Rough Garage. Et enfin, vous allez trouver le lien pour suivre mes canaux sociaux médias. Et maintenant, je vais parler en napolitain. Voilà, merci. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez regarder cette vidéo-là sur YouTube le jeudi à midi. Voilà, maintenant on va passer à la langue napolitaine. Allora, io vi ringrazio per m'aver fatto compagnia da questa diretta. L'appuntamento è per martedì prossimo con il TurboStar in Rough Garage. Se siete interessati a questo gioco, è un gioco di gioco secondario, è multipiattaforma, quindi per computer, per PlayStation, Xbox e tutto quello che volete voi, per sparagnare fino a 70% di sconto, nella descrizione del video mette un link dove potete appunto trovare i giochi scontati. Poi vi metto pure i link, uno è posito internet di Rough Garage, dove potete scaricare mod e tutto quello che ci vi interessa, e poi la pagina Facebook di Rough Garage. Poi ovviamente trovate pure i link dove ci stanno i canali social miei.
Io ringrazio. Thank you so much. Merci beaucoup. Grazie mille a tutti, come sempre. Il nostro appuntamento è appunto per martedì prossimo. Restate sintonizzati perché poi partirà la replica di Ranch Simulator. Please now don't leave this channel. You will find, if you are watching this video on Twitch, you will watch after, you will watch Ranch Simulator. S'il vous plaît, restez sintonisé sur le canal. À la fin de cette vidéo, vous allez regarder la vidéo de Ranch Simulator. Merci à tous. Thank you so much, everyone. Grazie mille a tutti. Grazie a te tutto quanto. E state buoni.